Vediamo come si fa a calcolare il lavoro di una forza. In generale ci sono tre possibilità, tre formule. La prima è praticamente la definizione, il lavoro di una forza, ricordiamo che il lavoro lo fanno le forze, su un oggetto che si sposta da una posizione A a una posizione B, si può calcolare come prodotto scalare tra questi due vettori, la forza e lo spostamento. Prodotto scalare rappresentato da questo pallino, e prodotto scalare vuol dire modulo della forza per lo spostamento per il coseno dell'angolo tra la forza e lo spostamento. Però attenzione che questa formula, come abbiamo già visto in un video precedente, si può utilizzare soltanto per le forze costanti. Se infatti la forza non fosse costante, bisognerebbe dividere lo spostamento in tanti passettini, in tanti pezzettini infinitesimali, sommare e quindi calcolare tanti piccoli lavori e sommarli. La seconda formula è il lavoro da calcolarsi come differenza tra l'energia potenziale all'inizio meno l'energia potenziale nel punto finale. Però questa formula, come sappiamo, è valida solo per le forze conservative. Del resto, le forze che non sono conservative non hanno proprio l'energia potenziale. Per esempio, se io volessi calcolare il lavoro della forza d'attrito, non potrei utilizzare questa formula perché la forza d'attrito non è conservativa e quindi non ha nemmeno l'energia potenziale dell'attrito, non esiste nemmeno. E questo perché non basta dire i punti iniziali e finali, bisognerebbe dire anche il percorso nel caso dell'attrito. Quindi questa formula si può usare solo per le forze conservative. La terza formula è il teorema dell'energia cinetica o teorema del lavoro dell'energia cinetica o teorema delle forze vive, e il lavoro AB si calcola come differenza dell'energia cinetica, quella finale meno quella iniziale. Però attenzione che anche questa formula ha un limite di applicazione. E permette di calcolare il lavoro totale, cioè il lavoro di tutte le forze applicate a un oggetto. Vedremo tra poco con un esempio concreto quando si può usare la prima formula, quando si può usare la seconda e quando la terza. Intanto andiamo a vedere le caratteristiche delle forze con cui avremo a che fare, che sono la forza di gravità, cioè la forza peso, la forza elastica e la forza d'attrito dinamico, quando un oggetto si muove. E andiamo a vedere queste forze, quali sono costanti e quali sono conservative. Questi sono due concetti che spesso gli studenti confondono, pensano che una forza conservativa è una forza costante e viceversa, mentre invece sono due concetti diversi. Cominciamo dalla forza peso. La forza peso, mentre un oggetto vola in alto o in basso, la forza peso non cambia. Non cambia la massa e non cambia neanche il campo di gravità. E perciò la forza peso è una forza costante. La forza elastica, invece, che qui ho scritto data dalla legge di Hooke, non è una forza costante perché man mano che la molla si allunga o si accorcia cambia l'allungamento o l'accorciamento e quindi cambia la forza elastica. Quindi è una forza variabile. La forza attrito dinamico, che invece si calcola coefficiente attrito dinamico per la forza normale, è una forza costante perché il coefficiente d'attrito non cambia mentre l'oggetto striscia su un piano, e nemmeno la forza normale, che di solito per noi è la forza peso, nel caso appunto di un oggetto che striscia su un piano orizzontale. Quindi questi due fattori non cambiano, quindi non sono variabili, e perciò non lo è neanche la forza d'attrito. Quindi la forza d'attrito è una forza costante. Andiamo adesso a vedere quali sono conservative. Sappiamo già che la forza peso e la forza elastica sono conservative, e sappiamo che l'attrito non è una forza conservativa, perché il lavoro che fa l'attrito dipende dal percorso. Attenzione, il lavoro, non la forza d'attrito, dipende dal percorso, ma il suo lavoro, e quindi la forza d'attrito non è conservativa. Ora andiamo a vedere quali di queste tre formule possiamo applicare in base alla tabella che abbiamo appena scritto. Facciamo un esempio concreto: una massa si trova sopra una molla compressa, posizione A, poi la molla viene lasciata libera, quindi si allunga, e nella posizione B la pallina viene spinta in alto e viene rilasciata. Quindi la posizione B rappresenta la posizione di equilibrio della molla, cioè il momento in cui la pallina si stacca dalla molla. La posizione P è una posizione intermedia generica tra A e B. Analizziamo le forze sulla pallina. L'attrito non c'è in questo esempio, ma ci sono le altre due forze, cioè la forza peso e la forza elastica. La forza peso naturalmente rivolta in basso perché la esercita la terra, la forza elastica rivolta in alto perché la molla spinge verso l'alto. Attenzione a come ho disegnato queste forze. La forza peso l'ho disegnata sempre della stessa intensità perché abbiamo detto che è una forza costante, invece la forza elastica l'ho disegnata all'inizio più intensa quando la molla è più compressa, poi meno intensa
e poi la forza elastica diventa zero nel momento in cui la pallina lascia la molla. Quindi è una forza elastica in questo esempio che va diminuendo. E infatti sappiamo che la forza elastica non è costante. Ora chiediamoci come si fa a calcolare il lavoro della forza peso, della forza elastica e della forza totale, che è la risultante delle due, lavoro di queste forze su chi? Sulla pallina, mentre la pallina si sposta dalla posizione A alla posizione B. E andiamo a riscrivere le tre formule di prima. Quindi cominciamo dalla prima formula, nel caso del lavoro della forza peso, quindi forza peso, spostamento e il coseno dell'angolo. Allora l'angolo è 180 gradi perché la forza peso va verso il basso, ma lo spostamento va verso l'alto e quindi c'è un angolo di 180 gradi. Poi la forza peso, eccola, è costante, mg, e lo spostamento ab. Ora possiamo utilizzare questa formula? È costante la forza di cui stiamo calcolando il lavoro, cioè la forza peso? Sì, questa formula si può utilizzare. Ora proviamo a fare la stessa cosa con la forza elastica. La forza elastica va verso l'alto, quindi scriviamo forza elastica, qui ho scritto la legge di Hooke, lo spostamento e coseno di 0 stavolta, perché la forza elastica e lo spostamento sono entrambi rivolti verso l'alto. Ma possiamo usare veramente questa formula? No, non possiamo usarla, perché la forza elastica non è costante. E se non è costante, infatti io non saprei chi mettere al posto della forza elastica. Metto il valore all'inizio, che è più grande, metto il valore intermedio, oppure metto il valore 0 finale. Quindi non posso utilizzare questa prima formula per la forza elastica. Questo è un errore tipico degli studenti, che utilizzano la prima formula con una forza variabile, la forza elastica, mentre invece non possono farlo. Ora torniamo alla forza peso, il lavoro della forza peso, ci chiediamo se possiamo utilizzare la seconda formula, quella dell'energia, che utilizza l'energia potenziale. Quindi posso scrivere che il lavoro della forza peso sull'oggetto che si sposta da A a B è uguale all'energia gravitazionale di chi? Dell'oggetto quando sta all'inizio, in A, meno l'energia potenziale gravitazionale dell'oggetto quando sta in B. E posso scriverlo questo, cioè mgha meno mghb. Sappiamo infatti che l'energia potenziale gravitazionale ha l'espressione mgh. Quindi possiamo scriverla questa formula? Sì, perché la forza peso è una forza conservativa. La forza peso è conservativa, quindi questa formula va bene per calcolare il lavoro della forza peso. E se io voglio calcolare il lavoro della forza elastica, posso usare sempre questa formula qui, scrivendo l'energia stavolta però elastica in A meno l'energia elastica in B? Certamente che posso farlo, perché anche la forza elastica è conservativa. E cambia solo l'espressione della forza elastica, non è più mgh, quella era l'espressione dell'energia gravitazionale, adesso invece l'espressione dell'energia elastica è un mezzo, la costante elastica, per l'allungamento o l'accorciamento, in questo caso l'accorciamento al quadrato, all'inizio, quindi nella posizione A, meno un mezzo la costante elastica, l'accorciamento al quadrato nella posizione B. La posso usare perché la forza elastica è conservativa. Infine vediamo l'ultima formula, quella che presenta la differenza di energia cinetica. Posso applicarla nel caso del lavoro della forza peso? No, perché sappiamo che questa formula, cioè il teorema delle forze vive, va bene per calcolare il lavoro totale, cioè di tutte le forze che agiscono sulla pallina. In questo caso le forze che agiscono sulla pallina sono due, quindi io con questa formula posso calcolarci soltanto il lavoro totale, che è la somma del lavoro della forza peso e del lavoro della forza elastica. Ma se io volessi calcolare uno solo di questi due lavori, per esempio il lavoro della forza peso, non posso usare il teorema delle forze vive, perché con questo teorema io vado a calcolare il lavoro della forza totale, non di una delle forze applicate. Non posso calcolare il lavoro della forza peso o della sola forza elastica. Quindi lo stesso discorso vale anche per la forza elastica. Se voglio calcolare il suo lavoro, non posso usare il teorema delle forze vive. Il teorema delle forze vive mi dà il lavoro di tutte le forze insieme, quindi il lavoro totale, cioè la somma di tutti i lavori, il lavoro della forza peso e della forza elastica. Allora sì, posso utilizzare il teorema delle forze vive per calcolare il lavoro totale. Ultima considerazione: come mi aspetto che venga il lavoro della forza peso? Motore o resistente? E quello della forza elastica? Motore o resistente?
Beh, quello della forza elastica, sicuramente motore, perché abbiamo detto prima che la forza elastica spinge in alto, lo spostamento della pallina avviene in alto e quindi è sicuramente un lavoro motore. Perciò utilizzando questa formula io dovrei trovare un valore positivo. E invece il lavoro della forza peso lo posso calcolare con queste due formule, quindi ne ho due a disposizione per il peso e una sola formula invece per la forza elastica, per il lavoro della forza elastica. Ma mi aspetto un lavoro motore o resistente, quello della forza peso? La forza peso è rivolta in basso, ma lo spostamento della pallina avviene in alto e quindi sono due vettori che hanno versi opposti, quindi la forza peso fa lavoro resistente, quindi sia con la prima che con la seconda formula mi aspetto di trovare lo stesso risultato, un risultato negativo, un lavoro resistente. E come mi aspetto che sia il segno del lavoro totale, cioè della forza totale? Potrebbe sembrare che non si può dire, perché il lavoro della forza peso abbiamo detto che è negativo, quindi questo è segno meno. Il lavoro della forza elastica è positivo, quindi questo è segno più. Allora non sappiamo chi vince, no? In linea di principio il risultato, che è la somma algebrica tra una cosa negativa e una positiva, potrebbe avere qualsiasi segno. Ma in realtà noi sappiamo che il lavoro della forza totale si calcola con l'energia cinetica in B, ecco, adesso mi accorgo di aver sbagliato sia questa che la formula di prima, l'energia cinetica in B alla fine meno l'energia cinetica all'inizio, quindi adesso correggo. Quindi dicevamo, che segno avrà il lavoro della forza totale? Potrebbe sembrare che non possiamo dirlo, perché è la somma algebrica di due cose di segni opposti, ma in realtà possiamo dirlo, perché questa pallina parte da ferma con velocità zero, quindi senza energia cinetica, e poi invece acquista energia cinetica e quando si trova nella posizione B avrà una certa velocità. Quindi l'energia cinetica in B è positiva, mentre l'energia cinetica in A è nulla. Quindi abbiamo sicuramente una sottrazione tra un valore positivo e un valore nullo. Quindi sicuramente la forza totale avrà fatto un lavoro motore, perché l'energia cinetica finale della pallina in B è maggiore dell'energia cinetica iniziale in A.